A Serravalle l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata affronta San Marino nella quarta gara di qualificazione Euro 2025. Azzurrini subito in attacco al quarto, Gnonto riceve in profondità, rientra sul destro e offre un assist perfetto al centro per l'accorrente Volpato. Il giocatore del Sassuolo al volo da due passi colpisce una clamorosa traversa. Un minuto dopo arriva il vantaggio dell'Italia, angolo da sinistra battuto dallo stesso Volpato e colpo di testa preciso di Pirola. Il capitano azzurro va a segno per la terza volta con la maglia dell'Under 21. 18esimo, Italia ancora pericolosa, Esposito fa da sponda al limite dell'area per l'inserimento di Volpato che libera il suo sinistro e va alla conclusione traiettoria centrale, Amici è bravo a respingere. Al 30esimo il raddoppio azzurro, Calafiori si fa largo sulla sinistra, cross in mezzo per il colpo di testa di Esposito che indirizza il pallone al centro sul tocco di Casadei, il più rapido Gnonto in spaccata a infilare la porta di San Marino. Al minuto 39 il tris dell'Italia, ancora Calafiori velocissimo a inserirsi sulla sinistra, tocco al centro per Esposito che appoggia per Gnonto, destro che batte per la terza volta Amici e doppietta per l'attaccante del Leeds. La ripresa si apre con un doppio cambio dentro Fabiani e Turicchia per Casadei e Zanotti, neanche un minuto e arriva il poker azzurro, Calafiori pesca in profondità Volpato che approfitta dell'incertezza di Giambalvo, controlla e con un sinistro rasoterra batte ancora Amici per il suo primo gol in Under 21. L'Italia insiste, al 53esimo fa cinquina, è sempre Calafiori sulla sinistra a ricevere e crossare con precisione per Fabian che sul lato opposto al volo non dà scampo al portiere di San Marino, anche per il centrocampista del Bologna, prima gioia in Under 21. Nunziata inserisce Bianco per Prati, al 61esimo arriva il sesto gol, verticale in area per Gnonto, Matteoni lo strattone per l'arbitro e calcio di rigore. Dal dischetto va Esposito che spiazza Amici per il 6-0 Italia. Esce Gnonto al 73esimo per un problema fisico al suo posto dentro Ambrosino. 76esimo Italia ancora vicino al gol e dura a provare la conclusione da fuori area. Destro secco che costringe Amici a un grande intervento. L'Italia non si ferma e prima del fischio finale va di nuovo in gol. Ndur controlla un pallone in area, tocca all'indietro per Bianco, il centrocampista della Reggiana piazza un destro teso che si insacca all'angolino. Al San Marino Stadium finisce 7-0 per l'Italia, prossimo impegno il 21 novembre in Irlanda.